Ehi hey Scott, ehi hey, Lidi, Buongiorno, ah no, buonasera. buongiorno, buongiorno, come va la vita? Tutto Bene, bene, te? a posto? Bene, bene, siamo qua. È venuto al nuvolo per colpa tua, eh? C'era il sole fino a 2 ore fa. Arrivi. Qua c'è il sole, guarda. Fa freddo, ma c'è il sole. Racconta un po' dove sei di bello. Niente, ho appena finito di correre, sono andato a correre sul lago, ho fatto 500 addominali e poi adesso sono le 8 di mattina e siamo andati all'intervista. In Arizona. Sono in Arizona, da ormai un mesetto che siamo in casa anche noi, fissi. So Alex is in Arizona for the English speaking one. He was in Mexico until a month ago, and then because of the virus, he had to go back home. So now he's in Arizona with the family. Tornato in Arizona, Alex, e adesso come la stai vivendo questa situazione del virus? Dai, stiamo a casa, si cerca di mantenersi occupati. Mi sono comprato una pistola che non vera, che spara pallini di gomma a piuma e mia moglie mi fa da lanciatore, io batto in giardino. Ho visto qualche E video, so. poi niente, si cucina, sta Con la si gioca con i famiglia. bambini, si gioca con i bambini. E va, E per il tema della palestra come fai? a palestra, per fortuna, c'è mia moglie che è un personal trainer, quindi facciamo un po' di esercizi. Lei mi fa un po' di esercizi, se no ogni tanto ho il T25, e ogni tanto faccio anche quello del grande Sean T, che l'ho Quindi è comprato quando. functional. Sì, perché è molto. Tutti esercizi di. Un sacco di esercizi di agilità e di esplosività che per il baseball vanno benissimo. So I was asking Alex how he's doing with the virus, and he told me that he bought a gun that actually shoots rubber balls, and his wife just sits there and shoots balls to him, and he hits those balls. So that's how he practices his baseball, and then he's got a functional program that he uses to actually work out. So that's how he does. Okay, Alex. Allora, questa intervista è già un po' che dobbiamo farla. Torniamo indietro già di 4-5 mesi. Bra. Volevo intervistarti, poi è successo un po' di tutto. A un certo punto sembrava dovessi venire in Australia a giocare con me. Quindi ci eravamo quasi detti che l'avremmo fatto così di persona. I wanted to interview Liddy a few months ago, and then we just didn't do it. At some point, it seemed like he was going to come to Australia with me. And so I thought I was going to do it in person, but it just didn't go through. E quindi eccoci qua, finalmente. Grazie per la disponibilità. Thanks for being here now. Alex, mio grande amico, abbiamo passato tanti inverni insieme ad allenarci. We spent a lot of winter working out together back in the days, quando eravamo giovani. E allora Alex, c'è un po' di domande da farti. Adesso siediti bene comodo, come sei? I have a few questions for Alex. Such a great career so far. He's still young, so he's still got a bunch of years, ancora molti anni davanti a sé. E allora Alex, ti volevo chiedere, volevo fare un salto indietro quando eri bimbo, faccio un po' da psicologo, torna quando eri bambino. E ti volevo chiedere che tipo di giocatore eri crescendo? Perché comunque venivi da una realtà abbastanza piccola, quella di Sanremo, dove il baseball non era molto presente, diciamo. So what kind of kid were you when you were growing up playing baseball in a pretty small city where baseball is not too popular? E non so se ci racconti un po' che tipo di ragazzino eri, Diciamo che io ho avuto una come è fortuna, nata sì, la passione, dimmi la tutto. passione è nata in famiglia. Dai, mia mamma, lo sai, è appassionatissima di baseball, allena softball, mio papà ha giocato a baseball, mi ha allenato da piccolina, mio fratello giocava a baseball, quindi dalla famiglia si respirava baseball, si mangiava baseball in casa, tutto aveva a che vedere con il baseball. E appunto quando ho compiuto 7 anni, che non si poteva ancora, ho iniziato a giocare nella categoria ragazzi, ma già da prima vivevo al campo io.
appunto mia mamma giocava, mio papà giocava e passavo le giornate intere al campo da baseball a fare le scivolate sul diamante. Dai 3 anni in poi ho video di mia mamma che mi fa vedere, ho ricordi anche di che ero sempre al campo. E quindi la mia passione è nata lì, è stata più la passione per il baseball che ho avuto che l'opportunità che c'era in Italia di giocare che mi hanno fatto andare avanti. E diciamo che a Sanremo, quando ero piccolino, il baseball era molto più seguito, c'era un ambiente molto bello, ed era la mia famiglia, tutti i miei amici di Sanremo sono tutti amici del baseball. E da lì è iniziato tutto e la mia passione è continuata. Avevo parecchia passione per il baseball fino a come oggi. Sì, so briefly, he said he always had a lot of passion for this game. His mom and dad always been into baseball, so you know, he just grew up on a baseball field. Even when he was 3 years old, he was like sliding everywhere, you know, in the field. So it was more like the passion that he always had than actually, you know, the fact that he was living in a city where baseball was, you know, was a big thing. So this is how he grew up. Tempo, tempo, E ti volevo chiedere. devo mandare un saluto a Beppe che gli avevo promesso che gli facevo un saluto. Grande Beppe, poi dopo magari lo invitiamo. Bravo, Adesso bravo. io vedo solo gente italiana, Da Taiwan, qualche europeo che parla da Taiwan. inglese, c'è anche una taiwanese. Guarda, è Ni proprio. hao. Se c'è qualcuno che vuole che parliamo in spagnolo, ci pensa Alex, che bravo. Ah, c'è JC Baranda. Ascolta, ecco, ti volevo chiedere, quando hai iniziato a sognare la major? Cioè, quando hai iniziato a visualizzare il fatto che da grande volevi, diciamo, arrivare lassù dove sei arrivato poi. Vabbè, se ti dico che da piccolo volevo giocare in Major, ovviamente è un sogno che forse hanno tutti i bambini, ma che è proprio un sogno, non era una cosa molto realistica. Mi ricordo che da piccolo avevo un. Non era un sì, era tipo un salvadanaio dove avevo scritto sopra che erano tipo i soldi per il mio sogno per andare in America. Era, diciamo, la mia idea di andare in America a giocare. Ma poi veramente ho capito che questo sogno poteva diventare realtà. Dopo il Classic che abbiamo fatto nel 2009 in Canada, sì, in Canada, Sì. che è stata un'esperienza unica, quel Classic lì, e mi ha dato forse la fiducia, mi ha fatto capire in pratica che avrei potuto giocare, ero all'altezza di giocare con i migliori giocatori che giocavano nel mondo. E Esatto, perché quella quell'esperienza era la prima lì volta mi ha che segnato. giocavi con gente di mezzo, sì. Sì, quell'esperienza lì mi ha segnato e mi ha dato parecchia fiducia, è stato, diciamo, un trampolino per me, più che altro mentalmente. Perché te, ok, hai firmato giovanissimo. Ok, wait, so Liddy, I asked him when he started dreaming about the bigs, when he started visualizing the fact that he might have, you know, actually one day played in the bigs. He said, obviously, when he was a kid, that was his dream, but it was in 2009 when he played the WBC, when it was his first time actually playing against big leaguers. That's when he actually kind of started realizing that, you know, he was actually able to perform against all kind of players, and that's when he started actually believing in the fact that he could actually one day get there. E ti volevo dire, hai firmato giovanissimo, Sì, e quando hai firmato? 16 anni, se non sbaglio? avevo appena fatto 17 anni, 17. Esatto. He signed when he was 17. I wanted to ask him, ti volevo chiedere, paure, dubbi, perplessità quando hai firmato, perché comunque è giovanissimo, penso che non sia facile lasciare casa a quell'età. So I'm trying to ask him, he was 17 years old, how did he feel? I mean, it's not easy to leave, you know, your house when you're so young and just go to a different country and do what he actually did. Quindi come ti sentivi? Ma stranamente invece non è stata una cosa difficile da fare, ovviamente c'è sempre la paura di non fare bene, di fare una brutta esperienza, però avevo già l'anno prima, Marco Mazzieri mi aveva fatto invitare uno sprint training con i Baltimore Orioles, sono stato 10 giorni a Sarasota come invitato a fare lo sprint training di minors.
E quindi sapevo un po' cosa, appena poco poco, ma sapevo cosa aspettarmi. Sapevo cosa aspettarmi. E quindi non avevo tanta paura, era tanta la voglia di giocare che queste paure forse le ho messe da una parte e ero entusiasta di questa nuova avventura. E non ci ho pensato due volte, anzi all'inizio ero un po' arrabbiato perché con mia mamma avevamo deciso di andare, forse andare ad entrare in accademia. Ti ricordi che era appena uscita l'accademia di baseball? E il grande Bill, che salutiamo, voleva che andasse all'accademia. E poi non mi ricordo per quale cavillo, alla fine, abbiamo convinto mia mamma, sono riuscito a convincere mia mamma si è convinta e ho firmato e per lo stesso anno sono andato in Instruction League. Però ti dico la verità, non avevo tanta paura di andare. Ok, so Troppo lunga la real quick risposta. again. No, ce l'ho. He said he actually was pretty pumped, pretty excited to leave and go to the States. You know, of course, he was a little worried, but it was more, you know, the will of actually go there and show what he was capable of. It was more that than actually the fear that he had of, you know, failure or, you know, or those kind of things that they're normal. I guess when you actually do an experience like he did. Alex, la vita nelle minor, brevemente come l'hai vissuta, come te la ricordi? Brevemente. Beh, Sì, lo diciamo, so che... lo sai come meglio di me, la vita del Minors non è bella come tutti pensano, ovviamente hanno tutti questo obiettivo di arrivare in Major League che li tiene a, tra virgolette, a sacrificare parecchie cose nella vita, si sa che non si guadagnano tanti, non si guadagnano soldi praticamente e quindi è giusto cercare di fare il più velocemente possibile per arrivare in mezzo, ma alla fine fai parecchie amicizie, perché quando sono in quei momenti difficili, credo dove fai amici, dove fai i ricordi più belli, i ricordi, sì, diciamo, le cose più Sì, divertenti beh, che comunque fai. sei nella stessa barca con tanti altri ragazzi. Ed Sì, è anche appunto. strano il fatto che magari sono i tuoi compagni di squadra, ma allo stesso tempo sono, brutto dirlo, ma sono anche i tuoi avversari. Bravo. Però dai, alla fine Sì. sono esperienze. Non mi ricordo, una volta mi avevano chiesto se non fossi arrivato in Major League se avrei rifatto tutto. E avevo detto sì, perché nelle minors ho incontrato delle persone, ho fatto delle amicizie che uniche. Eh sì, esatto, io uguale, ho dei bellissimi ricordi. Alex was saying that Mio actually, fratello ha you know, detto che è life in the gota. minor leagues. Sei gota del Sì, ho letto. Lidio was saying that life in the minor leagues was not easy for those of you that actually play in the minors. Know that it's not an easy lifestyle because you don't earn much money and it's a grind, it's a complete grind. And you know, the only goal you have is actually make it to the bigs as fast as you can to get out of it. But he said he actually made a lot of friendship, you know, on his way there, and that's the main thing, you know, that was like the, I guess, the core of his experience, the fact that he actually got to know a lot of players and he became a very good friend with them, and so that's briefly what he said. E poi finalmente arriviamo alla Major, Alex. Sei stato il primo italiano a farlo. Che ricordi hai? Boh, cioè, prima di tutto ti volevo chiedere, sentivi che sarebbe arrivata sta chiamata poco prima che appunto è arrivata? Cioè, te la sentivi o... Diciamo che quell'anno lì, nel 2011, ero in AAA e ho iniziato malissimo il campionato. Mi sa che a maggio stavo battendo 180, 190, una roba del genere, stavo battendo malissimo. E poi da un giorno all'altro mi sono cioè, iniziato a battere bene, ho iniziato a fare fuoricampi e verso agosto avevo già più di 20 fuoricampi, avevo un sacco di RBI, mi sa 80 e passa. E si iniziava a parlare, la gente, i miei compagni di squadra, più veterani, dicevano che mi avrebbero chiamato in mezzo, però sai, un conto sentirselo dire da un compagno di squadra, un conto sentirselo dire da un allenatore. E quindi non ci credevo più di tanto. Poi è arrivato settembre, ero vicino ai 30 fuoricampi e tutti dicevano che andavo in mezzo, appunto, cioè, gli allenatori non mi dicevano niente.
Nel frattempo hanno chiamato in mezzo altri giocatori che anche giocavano il mio ruolo, quindi un po' ero titubante, però è successo che proprio l'ultima partita ho fatto 30 fuoricampi e dopo la partita mi hanno lasciato per ultimo per dirmi che andavo in mezzo, però alla fine sono riuscito. E niente, quando poi te l'hanno detto, sei, non so, stai dentro di te proprio senso di, non so, di sentirti realizzato pienamente, oppure dopo anche lì, comunque immagino che poi ci sono subito altri pensieri, cioè quello di poi andare, no, e voler dimostrare chi sei. E invece, allora, subito non avevo capito bene cosa era successo, nel senso ci ho messo un po' a realizzare. Anche mi ricordo che ho preso l'aereo con un altro ragazzo che andavamo e si viaggia in prima classe, con vestiti eleganti, e ancora lì non avevo capito bene. Sono arrivato, mi ricordo, in aeroporto, e poi siamo andati in albergo, e ovviamente in mezzo si sta in alberghi abbastanza di lusso. Però non riuscivo, cioè non era ancora, forse stavo, sembrava di sognare. Sono andato al campo, il primo giorno non ho giocato e mi sembrava tipo uno sprint training quasi. Ma invece il giorno che ho giocato e parlavo, ero molto sciocco, cioè non mi sentivo nervoso, niente. Invece il giorno dopo, io di solito vado al campo presto, e mi ricordo che andando al campo presto, verso l'una, l'allenatore in mezzo hanno messo subito il line-up. E quando ho visto il line-up, visto che giocavo, ho iniziato a sudare, mi ricordo, sudavo e non ho detto una parola tutto il giorno. Cuore a mille. Sì, dai. Poi mi ricordo che avevo sempre detto, no, se vado in mezzo, il primo lancio che mi tirano lo giro. E invece il primo lancio l'ho fatto passare perché non mi si alzava la mazza dalla spalla, dal nervoso che ero. So we actually spoke in Italian for a while. I'm asking Alex about his big league, his big league experience. He said he kind of felt like he was going to get called up when he was in the minor because he was doing really good at that time. He ended up hitting 30 home runs in the minor league, so he got called up in September. And he said, obviously, I mean, he felt like in a dream, I guess. He didn't like really actually realize that he was in the bigs until a couple of days. I mean, the second day when he was in the lineup, and that's when he said he saw the lineup at 1 o'clock. The game was at 7, I think, or 6, or whatever. He said it's just 7. So he said he was just quiet the whole time before the game. It was very, very nervous. E come il tuo debutto è fatto subito valido, Alex? O come è andata quella partita? No, il primo turno ho fatto una rimbalzata sulla seconda base, bruttissima. E il secondo turno mi sono preso K e poi mi hanno messo un'altra battere per me. E quindi, invece, poi siamo tornati a Seattle e tra l'altro c'era la mia famiglia, perché l'ho iniziato in trasferta. La mia prima partita l'ho giocata a Los Angeles contro gli Angels. E poi siamo tornati a Seattle e sa che la prima partita non ho giocato, di nuovo la seconda ho giocato e stava lanciando Jeff Francis, che è un mancino che quel tempo giocava, un canadese che giocava con i Royals. E mi ricordo ancora adesso che al primo turno ho fatto una linea in bocca, ma non forte forte. E il secondo turno ho detto, non me ne frega niente, quello che mi tira giro tutto è forte. E mi ha dato un cambio in mezzo al piatto, ho fatto un doppio contro la rete e è stata la mia prima valida. So, okay, his first hit was actually a double, and it was not in his first game that he played. It was in the second game when he actually went back home, in Seattle. His family was actually there too. So, e Alex, quando batti quella palla, fai il doppio, cioè anche le sensazioni che hai mentre corri la base, cioè immagino che c'hai, non so, pelle d'oca, no? Sì, dai, quella lì è stato un ricordo, diciamo, molto, molto forte. Più che altro la sensazione di quando prendi la palla piena già di sé è una bella sensazione. E lì mi sono accorto che quando l'ho battuta l'avevo presa bene, pensavo fosse fuori campo quasi, solo che l'ho battuta troppo tesa. Però lì, dai, sì, lì è stato un po' un momento dove realizzi proprio
dove ti di passa un po' la tua essere lì. carriera, la tua carriera davanti. È stata un'emozione, non solo indimenticabile, unica ovviamente. Però, se ti dico la verità, ancora lì non credevo in me stesso come giocatore di mezzo. Era ancora in questa cosa che non era, Bolla. forse non mi meritavo di essere lì. Ci è voluta una settimana per capire che era all'altezza. Okay. No, I was asking him about actually that first hit. He said it feels good to hit the ball square already, and it felt like 30 times better when you actually hit that ball in the bigs. He thought it was a home run. He ended up hitting the wall. But yeah, he said he saw all his career like passing in front of him when he actually hit that double while he was running the bases. He said the first week he was actually there, he didn't feel like he belonged to that level. But then after that week, that's when he started realizing that, I'm a big leaguer, and he started believing in himself. Quindi Ale, tra i ricordi più belli che hai, vabbè, a parte la prima valida, quali sono i ricordi più belli che hai della mezza? Che sicuramente a volte viene un po' di nostalgia, no? Ah beh, certo. Beh, i ricordi sono tanti. Io, tu mi conosci, sono molto aperto e mi ricordo, cioè, quando ero in major ho sempre detto, mi diceva anche detto, mi dicevo tra me e me che non sapevo quanto sarei stato in major, quindi ho cercato Sarebbe di durato. godermi. Grazie. E quindi ho cercato di godermela più che potevo. Io parlavo con tutti, anche quelli più, diciamo, tra virgolette, quelli più esperti, quelli più veterani, quelli più famosi, e I cavalli. non sono mai stato uno timido. Infatti ho avuto un sacco di belle esperienze con altri, anche giocatori, diciamo, abbastanza famosi, perché mi hanno preso, diciamo, come loro pupillo. E mi hanno regalato, tipo Sean Finnis mi ha regalato due vestiti per viaggiare, mi regalava delle cose, mi teneva di fianco, mi dava consigli. Felix Hernandez, anche lui, mi ha sempre tenuto sotto la sua ala protettiva. Ed è stato forse l'esperienza di poter convivere con un giocatore di questo livello, è una delle cose che forse mi ricorderò di più. E l'altra, anche comunque, ha avuto la possibilità di giocare anche in stadi storici come a Boston. Ho giocato in quello nuovo degli Yankees, Spettacolo. non in quello vecchio. Infatti Boston, diciamo che è il mio stadio preferito, forse. Perché è tutta la storia che ha dietro. Sì. Ok, so he said that probably the best memories are the fact that he got to hang out with all these big name players. I could not get the first name that he said, but he said Felix Hernandez was one of them. Sean Sean Figgins. Figgins, okay, sì. So yeah, he got to hang out with those guys. Those guys kind of like got in touch with him like really good. Like they were very good friends. So it's pretty cool to actually be there and be with the best and actually hang out with them. And so they were probably the best memories he had. Those kind of friendship that he made along the way, especially with those kind of guys. E poi dopo Alex hai cambiato molte squadre, no? Dopo Seattle, e lì com'è Sì. stato? Dovevi adattare ogni volta a una squadra diversa? Immagino che anche mentalmente non deve essere facile. Ma diciamo che il primo cambio è stato il più difficile, perché sei abituato a far parte di una squadra per tanti anni. Ho giocato quasi 9 anni nell'organizzazione dei Seattle e ti Seattle. senti come a casa, conosci tutti, loro ti conoscono a te, non devi dimostrare niente a nessuno, sanno cosa puoi fare. E là a metà del campionato del 2013 mi hanno messo in waiver, che sarebbe in quella lista dove ti tolgono dalla lista dei 40 di major, e mi Sì, hanno preso i per 5 giorni. Baltimore. Sì, per Sì. una settimana. Mi hanno preso i Baltimore Orioles. E all'inizio ero molto contento, perché dai, una squadra nuova, magari ti danno più opportunità, pensi sempre in positivo. Però sono andato là, non ho fatto niente di che, non ho giocato tanto bene, e alla fine anno mi hanno tolto dal roster dei 40, anche loro, e sono diventato free agent per la prima volta dopo 9 anni. E lì, quell'inverno lì, che ho giocato in Messico, ho avuto tante proposte da tante squadre.
erano tutte molto, molto buone come proposte. Alla fine ho scelto i Chicago White Sox. L'esperienza non è stata delle migliori, ma anche lì si impara da queste esperienze, che positive o negative che siano. È stato difficile, ti dico, perché sei abituato ad essere un prospetto, sei abituato a giocare in mezzo, sei abituato ad essere uno che, diciamo, che tra virgolette conta in un'organizzazione, a essere uno come un altro. Esatto, immagino. Oh, I was asking Alex, after he actually played with the Seattle Mariners, he got to the bigs with them. He ended up changing a few different teams. I was asking him how that felt. I'm sure it's not easy, and that's what he said. I mean, he was actually happy at first that, he ended up going to Baltimore. He thought he was going to have more chances. But, it wasn't that easy. He didn't play as well. At the end of the year, he got released, ended up going to Mexico, did really good in Mexico. So he had some very good offers to go back to the bigs. He said yes to the Chicago White Sox, but same thing. It just kind of didn't click, and he couldn't really perform. So I guess it wasn't that easy because he was used to be a prospect with the Mariners. Everybody knew him in that organization, and it was a little different going to a different organization where you're just one of many players that they have, and it just felt different. And so it was hard for him to actually get used to that. Quindi Ale, appunto, stiamo capendo che tantissimi momenti belli, ma ci sono stati anche tanti momenti difficili, no? Il peggiore che ti viene in mente è il momento che proprio hai detto: ho toccato il fondo, non so, cioè, non so dove, non sono più capace a giocare a baseball. È stato quell'anno lì, 2014, diciamo che è stato un anno molto difficile per me, che però mi ha aiutato a imparare un sacco di cose. Quell'anno lì, allora, è stato un anno che sono stato con i White Sox. E poi, lo dico tanto, c'è i bambini che ti seguono, ho litigato con l'allenatore, Fatto bene, sai nel senso. Capita. e mi hanno tagliato. Però avevo forse... Cioè, mi conosce, non è che sono arrogante, però dentro di me avevo quell'arroganza che il baseball mi doveva qualcosa a me per tutto quello che avevo fatto. E ho avuto la fortuna che i Dodgers mi hanno firmato il giorno dopo. Sono andato una settimana in Arizona dove si preparano con Extended Spring Training, e poi sono andato in AAA. Però, sai, a metà campionato avevano già i loro giocatori e non giocavo tanto. E quando ho giocato poco, ho giocato meglio che con i White Sox, ma non ho giocato all'altezza mia, diciamo. E addirittura mi ricordo questo momento, per farti capire, mia moglie, che a quel tempo era la mia ragazza, mi ha detto: ma non ci sono possibilità che ti mando in doppio A? E io gli ho detto: no, sono più di 4-5 anni che non gioco in doppio A, ormai non ci gioco più in doppio A. E sembra che me l'hanno fatta apposta, e la settimana dopo mi hanno mandato in doppio A. Questa è una E botta. doppio A, me lo ricordo, mia moglie era incinta. Ah, no, era già mia moglie, era incinta. Mia moglie era incinta e ero in doppio A, che non stavo battendo niente. E lì ho detto: cosa faccio? Perché gioco ancora a baseball? Diciamo, è stato Quanti, il beh, momento. 2000, 2014, 6 anni fa, è ancora giovanissimo. Sì, ragione, ma sai, come ti ho detto prima, ti vedi, ero stato in major l'anno Sì, prima, a immagino. essere in doppio A, a non giocare tutti i giorni, a non battere bene, e lo sai meglio di me che la mente fa i brutti scherzi. Exactly. So yeah, I told Alex he has a lot of great memories, but obviously I'm sure he had some bad moments. He said 2014 was his worst year. That's when he actually changed all those different teams. He went from playing in the bigs to actually like ended up playing in double A at some point that year, and he just felt like I just felt like quitting at some point. His wife was actually pregnant too at that time, so he just kind of got to a point where it was like, should I keep doing this or should I just do something else? E come ne sei uscito, Alex? Col tempo, non so. No, ne sono uscito così. Quell'inverno lì, l'inverno successivo al campionato, mia moglie faceva le competizioni di bikini, e si allenava con questo ragazzo dominicano,
che era un preparatore fi atleti fisico, e io ho detto: quest'anno devo fare qualcosa di diverso, devo pagare qualcuno, cioè devo, prima devo mettere a posto me stesso, cioè devo lavorare su di me, ma investire su di me. E quindi per la prima volta nella mia vita ho pagato qualcuno perché mi allenasse 3 mesi, ero abbastanza sovrappeso in quel periodo, e ho fatto una prima dieta per la mia prima vita, per la prima vita ho fatto una dieta, ho seguito allenamenti 3 mesi come un matto, non che non mi allenavo prima, lo sai bene anche con te, ci siamo sempre allenati, però è stata una cosa mentale che però si è innescata con questi allenamenti e mi ha dato fiducia. E quell'inverno lì mi sono trovato la squadra, io ho un agente che mi rappresenta, un procuratore, e il mio procuratore mi diceva che nessuna squadra era interessata perché appunto non aveva avuto un buon anno. Ma mi sembrava strano perché succede che i giocatori hanno un brutto anno, però alla fine riescono a trovare un lavoro. Invece lui non mi riusciva a trovare niente. Allora io ho chiamato una persona che conosco nei Royals, gli ho detto: ma l'anno scorso mi volevate così, così tanto e quest'anno Tanto. neanche niente. E lui mi fa: no, fammi parlare con l'assistente al general manager. E alla fine mi ha risposto che sì. E questa cosa, anche questa cosa insieme ha dato fiducia. E non avevo più niente da perdere comunque. E quindi questa cosa mi ha fatto crescere come forza mentale. Adesso È mi stata un sento po' italiano. una nuova vita, quindi 2015. Sì, quindi 2015, da lì sono rinato a livello, non ero più il prospetto, ma sono diventato il giocatore che Alex Liddy. Produrre, ogni anno doveva far bene se voleva continuare a giocare. Bravo. certo. I was asking him how he got out of it, of this, you know, bad time he had, bad year he had. He said at the end of 2014, he decided to actually pay somebody for the first time to work out, like specifically. He started a diet, so he really went at it. And, you know, I guess all that time that he actually spent on like really trying to like work on himself, that's how he got him back, you know, to being confident. And he said his agent that year couldn't find him any job, so he actually got the phone and called a guy that he knew with the Kansas City Royals, and you know, he got a chance to play with them. And that's when he realized, you know, I really have to like put numbers together, you know, in order to actually have a job every year. And so that there was like a second life that he had in baseball, and that's when he started like being more consistent. Grande Alex, allora, parlando del fatto mentale, ti volevo chiedere, hai mai lavorato con dei mental coach? Sì, parecchi. Il primo è stato Raffi, quello che lo conosco con te, che fa parte della nazionale, Raffi Colon. È stato, diciamo, quello che mi ha introdotto nel mondo dell'aspetto mentale, che sai benissimo, è molto più importante dell'aspetto fisico nel baseball. E poi ho lavorato con un altro ragazzo che si chiama Freddy Sandoval, che comunque è discepolo di Raffi. E sì, dai, negli ultimi anni più maturi con l'età, più capisci che è quello che ti può portare a risultati, a fare cose più grandi, diciamo, a non essere. È la differenza tra un giocatore forte e un giocatore fortissimo. E adesso tipo continui a lavorare, ormai diciamo che hai sviluppato una tua mentalità dove sai come ritornare in carreggiata, diciamo. Beh, dai, se con l'esperienza sai che sono i momenti negativi passano con il tempo, però continuo a lavorare, diciamo che non sono lì tutti i giorni a lavorare su queste cose, ma in alcuni periodi lo Ogni prendo tanto. e ci lavoro come lavori sulla battuta, qualsiasi cosa. È un aspetto che andrebbe fatto, lavorato tutti i giorni. Però sì, Sì, l'importante è darci importanza e darci tempo un po' almeno di lavorarci. E poi leggendo anche alcuni libri che parlano anche solo della vita in generale, come affrontare la vita in generale, puoi trasmetterli nel baseball.
Sì. I was asking Alex if he actually worked with a mental coach in the past. He said he did. He did a bunch of times. He started with Rafi Colom, which is a guy that we have with the national team, with the Italian national team. So he was the first guy. And, when you're younger, you don't realize many things that you actually start realizing when you're older. He said now he kind of developed, a way to actually be prepared mentally. But when he was younger, he wasn't able to do that. So that's why he started working with these people. And, I said, obviously, baseball is physical, but we all know with time when we get older that the mental part is huge. And that's actually why I started this brand, Dominate. It's related to being able to dominate your mind. E anche la ragione per la quale ho iniziato questa marca, Dominate, diciamo, è connesso al fatto di essere capaci di dominare la mente, soprattutto nei momenti, diciamo, negativi. E Alex, adesso ti volevo chiedere, i tuoi piani futuri quali sono? Cioè, dove ti vedi tipo tra 5-10 anni? Diciamo che non sei ancora giovanissimo, ma magari inizi ad avere un'età dove inizi anche a guardare più là. Diciamo che sto cercando di spingere questa data il più lontano possibile, però sicuramente, anche se ogni tanto dico che mi piacerebbe uscire dal mondo del baseball, perché a volte il baseball se non lo odi non lo ami, a volte lo devi odiare. Però dai, Sì. credo che alla fine il baseball è la mia vita, tutto quello che ho è grazie al baseball. Mi piacerebbe se allenare, ma non nelle minors, più ragazzi dai 14 ai 18 anni, dove puoi veramente dare un'impronta, insegnare qualcosa, farli. E se no, sempre nell'ambito del baseball, magari non lo so, come agente, come Sì. procuratore o come lavorare nell'ufficio, fare qualcosa con Fraccari, se Fraccari ci Certo, guarda. grande. Comunque sì, dai. No, Nel con tutta baseball, l'esperienza che hai, parli le lingue, è bellissimo. l'italiano non tanto. L'italiano parliamo altri due, Sì. dai. No, Alex was saying that I was asking him how he seen himself in 5, 10 years. He said, hopefully he's still going to be playing, but he can see himself like being a coach at some point, but not like a minor league coach, probably like a, like a 14 to 18 players kind of coach, where you can actually work, with the kids and try to get them better. Alex, secondo te, perché sei stato capace di giocare così tanti anni a livelli alti? Cioè, qual è stata la marcia in più che hai avuto? A parte comunque le abilità che hai, ma perché sei riuscito a farlo per tanti anni e continui a farlo? Ma credo che il più difficile sia all'inizio, forse, quando riesci a capire il meccanismo e appunto hai un successo all'inizio della tua carriera, ti puoi appoggiare a quello, credo in te, nel senso il fallimento ci sarà sempre, però se sai che è una cosa passeggera, che può passare, è una cosa momentanea, alti e bassi, il baseball è molto di alti e bassi. Questa cosa ti aiuta a non perdere fiducia e ti aiuta a passare i momenti difficili. Poi ovviamente la passione che uno ha, la determinazione che uno ha, anche quella ha molto a che fare. Il problema credo che Sì. c'è in Italia, cioè, che è una cosa normale, perché anche io all'inizio magari, è che un sacco di ragazzi che vanno in America a giocare vanno a fare un'avventura, non vanno con questa idea di veramente di provarsi al Arrivare fino in 100%, fondo. vanno a vedere cosa succede. E quello sbagliato. La differenza tra noi, la differenza tra i dominicani e i venezuelani è questa, Sì, che fondamentalmente. vanno lì, sì, in modalità battaglia. No, Alex was saying that the fact that he was able to play all these years at high levels, it kind of came from the fact that, he said it was maybe hard at first, like playing baseball is hard at first, but then when you get older, like you start realizing how to get out of the bad moments, because bad moments are going to be there. So you just kind of have to like not give too much importance when those bad moments happen. So
That's how we did it. And another thing that I think Alex is a very good, like, it's one of the best teammates you can have. It's a very good, like, team player. And that, I think that's why sometimes, maybe even if he's not playing at his best, he's always gonna have, like, a place in a team because team love having him in the clubhouse. Stavo dicendo che un'altra cosa che secondo me contraddistingue Alex, che è un grandissimo compagno di squadra, e cioè vuole veramente be il bene della squadra prima quasi di se stesso. Chiaro che se gioca male non è contento, però è quello che anche gli ha dato sempre possibilità di trovare spazio nelle squadre, perché è un piacere averlo nello spogliatoio, e magari anche se a momenti no, la gente ha piacere ad averlo intorno, quindi secondo me quella è un'altra arma che lui ha sempre avuto, ed è il motivo per cui si è meritato giocare tanti anni a questi livelli. E Alex, siamo quasi alla fine ti ho tenuto un bel po', e sono i tuoi figli che tra un po' ti chiamano. No, appunto, cosa consiglieresti ai giovani che comunque hanno iniziato a giocare questo sport e magari hanno il sogno nel cassetto, come lo avevi te da piccolino, di arrivare in mezzo, però di cosa hanno veramente bisogno? Perché sappiamo benissimo entrambi che non è per niente facile, è probabilmente una delle cose più difficili da realizzare. Quindi, secondo te, cos'è che ha uno bisogno veramente dentro di sé per arrivare? Diciamo che, non so, credo che la passione è la cosa fondamentale, non giocare a questo sport. Lo so che tutti hanno una passione, ma è diverso. C'è persone che questa passione la trasformano che non gli fa aver paura, non gli fa aver paura di essere giudicati, non gli fa paura di affrontare avventure che magari non sai cosa aspettarti. Credo che la cosa, forse è quella la cosa più non, e credere di essere all'altezza dall'inizio. Quello che non avevo capito io quando sono arrivato in Major, cioè, è ovvio che a volte uno non crede in se stesso e non crede di essere all'altezza, però ti accorgi che sono tutti umani, hanno la bocca, respirano col naso, sono tutti è quello che ho sempre detto, che la mia prima settimana in Major non mi credevo all'altezza, poi mi sono accorto che tutti mangiano quello che mangio io, respirano quello che respira l'aria, sono umani tutti. E quello forse ti fa un po' tranquillizzare, perché sei abituato quando sei arrivato in mezzo, mi ricordo che ho giocato contro gli Yankees e vedi i giocatori che ce l'avevi in figurina e pensi che sono Certo. extraterrestri, ma sono esseri umani come tutti. E questa cosa di semplificare le persone ti può aiutare. E quindi la stessa cosa, se te vai in America e pensi che sono più di te solo perché sono americani, non vai da nessuna parte. Sono giocatori come te che hanno lo stesso obiettivo. Esatto. He said passion. I was asking him, like, what he thinks that, like, young players need in order to, like, have the career that he had. He said passion has to be on top, and then the fact that even maybe when you actually end up going to the States and you start playing with American players, Dominican, whatever, like, just they're like human just like you. Don't give them too much credit. If you're there, you deserve it as much as they do. And that's the thing that he actually felt when he was in the bigs too. He said it's the first week, it was so weird, like, even just play with the Yankees, all those players that he had like all the postcard from the Yankees. But then he was like, you know what, like, they're just normal people like me. And that's when he actually, like, he started believing in his abilities, and that's when he started having the career that he had. E quindi, Alex, niente, ti ringrazio tantissimo. Abbiamo fatto 45 minuti, siamo riusciti finalmente a fare questa intervista. Adesso vedo che si sono Stupendo. aggiunti CC Rake e Valerio Simone ti chiedeva se... Si re che è impossibile che sveglio. CC Rake è il prossimo, eh? CC Rake, you're next. What do you think? Mi ha mandato un Grande messaggio Sibu. stamattina. Cos'è E che ha scritto? invece, bellissimo lì, spagnolo, sì, dopo. E invece Valerio Simone ti chiedeva se vorresti fare l'arbitro più avanti. Grande Valerio. Sei
c'è qualcuno che si vuole aggiungere, si può, se non se avete niente da fare, se Alex non deve andare via. Sei angrisano, che Facciamo una sei? In chiacchierata Argentina che ore 3-4. sono? Ah, in Argentina sarà mezzogiorno. Sei te quello più indietro. È vero. Ah, CC Rake said yes. Cioè, prossimo CC Rake, facciamo l'intervista. Grande, grande. Ok, buddy. E niente, Alex, oggi, cosa devi fare oggi? Niente, vai con la famiglia. Sì, con la famiglia. Devo fare T25. E via. Pomeriggio faccio pipì in giardino. Basta. In giardino. Quello bello, dice mio fratello di entrare anche te. Ma non si può a tre. Ah, non si può, no, Instagram non tiene Esco io, botta. entra lui. Beh, tuo fratello è un informatico, è Adesso lui che deve sapere. faccio la prossima, se no poi la gente qua dice, spero che abbia meno di fare, no, scherzo. E, no, alla prossima live, adesso sicuramente vi saluto a tutti, anche mio cugino ti saluta, Alex, Oh, saluta Jerry. grandissimo. Ah, Ha mandato la richiesta. chi? Sì, Rake non arriva, si vede che in più di due non si può. Ho mandato la richiesta. Adesso Comunque arriva, la adesso. rimandiamo alla prossima. La rimandiamo alla prossima, CC Rake, facciamo una bella live, la anticipiamo, la mettiamo sul mio Instagram, così dai, la gente si prepara, come ha fatto oggi con Alex. If you guys have anything to ask to Alex, non so neanche se c'è qualcuno che parla inglese ormai, però io continuo. E se c'è qualche domanda che volete fare a Alex, visto C'è che qua... Valerio Simone che parla inglese. Oh. Ale, non c'è più Valerio. Va No, è andato benissimo. via. Vabbè. Ragazzi, grazie mille per averci seguito. Adesso questa live, tra l'altro, la registro, magari la metto anche su YouTube, vediamo. Buon Ah, su proseguimento, YouTube. Alex. Speriamo di vederci presto. Anche a te un saluto. Ciao.